come tanto la scuola di Davide, dal punto di vista tecnico, sicuramente per noi è una assenza importante, però voglio dire, non commento su quello che sono le decisioni della commissione che valutano quelle cose lì, voglio dire, sono aspetti al di fuori dal nostro, voglio dire, dalla nostra competenza dei giocatori, parlo. Quindi chiaramente è un'assenza importante se si dovesse dire, concretizzare di fatto, quindi però io penso che non dobbiamo assolutamente cercare alibi su questo fatto qui, cioè, voglio dire, è un'assenza importante, si sa, non si commenta sicuramente da solo, perché è un giocatore che stava facendo bene, in attacco stava facendo delle cose assolutamente ottime, ci poteva sicuramente dare una mano in questo finale di campionato. Può servire sicuramente per il fatto di trovare un po' più di compattezza, concentrati solamente sul fatto di pensare unicamente alla partita e nient'altro, perché da adesso non si possono più sbagliare. Chiaramente non è che risolve più di tanto, sinceramente, mi è già capitato anche in altre occasioni. Io penso che se si tratta, noi siamo, prima di calciatore, siamo uomini e dobbiamo ognuno prendere le responsabilità, che si vada o no in ritiro. Si sa che domenica è una partita assolutamente fondamentale per noi. E chiaramente può servire il fatto di concentrarsi ancora di più e prendere con le molle veramente questo avversario che è Napoli. Veramente dobbiamo avere ancora più coscienza di che questa è una partita per noi molto molto importante, fondamentale, per non dire, voglio dire, decisiva, però penso che possa essere un aspetto positivo su questo punto di vista qua. Partendo dal presupposto che sono tutte e tre partite assolutamente difficilissime. Sono partite difficilissime, quindi abbiamo due squadre come il Napoli e la Lazio che lottano per i loro obiettivi. Abbiamo sicuramente, come sapete benissimo, non c'è bisogno che ve lo dica, il derby, che è una partita a sé, è una partita a parte del campionato, sapendo di incontrare una squadra come il Bari che è già ormai retrocessa, però per loro la partita sicuramente dell'anno, quindi non credo che passeggeranno in campo. Quindi ci dobbiamo aspettare tutte e tre assolutamente delle battaglie. Sicuramente Napoli parla da solo anche la sua classifica, voglio dire, quindi non c'è bisogno che si stia qui a commentare gli aspetti, quelli che sono gli aspetti tecnici, i valori del Napoli, perché penso sia con la classifica perché se l'ha meritato. Quindi dobbiamo essere consapevoli che sono tutte e tre, alla fine, partite difficilissime. Però dobbiamo anche tener conto che dobbiamo pensare prima di tutto al Napoli, senza pensare oltre a quello che è il Napoli. Quindi bisogna pensare assolutamente a domenica ed esclusivamente a domenica, perché bisogna pensare una partita alla volta, non bisogna prendere tutte e tre e pensare di vincere due e cominciare a fare calcoli. C'è la prima che è il Napoli domenica, quindi è quella che bisogna pensare esclusivamente, sperando che le cose vadano bene, bisogna fare anzi il massimo perché le cose vadano bene.